Gascogne puntualmente mi deve scoppiare. È il mio acerrimo nemico di Bloodborne. Ma che è bella Ma lei. ecco perché laggavo. Perché? Eccola. Perché mi si è aperto uTorrent. Rivelazioni. Non vogliamo sapere Sì. perché era aperto, guarda. Perché è praticamente a fianco alla cartella dei file normali e dato che dovevo aprire quella cartella lì, mi si è aperto quel Io ho file. fatto tutto quello che dovevo fare di là, se non erro. Forse Bella c'era una cosa. corsa. No, la via era di qua. Vabbè. La strega non è di qua, è dopo, vero? Non è uno strega, è uno Lo stregone, comunque è su. stregone. È su. Il È su. saggio di cristallo. Quello lì. Ah, era quella la palla di cristallo. Ragazzuoli, vi saluto allora che Va bene. me ne vado anch'io a Io letto, giocavo tanto. tanto a Mario Kart su Ciao, Wii. Ciao, ciao, buonanotte, Fra, buonanotte, ciao. grazie. Su smartphone ho raggiunto prima al mondo su Mario Kart. Mi mandarono dei sconti. Ah, ci presi la Switch. Ah, va bene. Ah, quindi tu hai giocato proprio quelli vecchi vecchi, infatti. Ok, manco per PC, pensa un po'. No, io non c'ho la 360, volendo ce l'ho, però ormai l'ho preso per PC. Come cazzo ci arrivavo dal saggio? Aspetta, ricordiamo. Vedi qua. Allora, era tutto dritto di qua, poi di là. Ma tu streami anche? O no, io ho cominciato, te l'ho detto, me l'ha azzeccato Roberto il pallino, perché io lavoro in un negozio di videogiochi. Già il mio collega mi disse di cominciare da sul stream. Avrei voluto cominciare dall'1 per la storia, però mi hanno regalato il 3. Poi mi hanno invitato a fare la coop. E allora che facevi? Non ci vai? Che fai? Non ci vai? No. Lol. Ma come? Non siamo sociali qui, Vegeta. E lol. Al 50% no. Era dritta, era di qua, vero? No! Cazzo fai? E muoio. Infimamente. Come un animale. Eh sì, tutti e due. Ho sbagliato. Sei ripreso a 3.000 anni. Eh? Sei ripreso 3 anni. Sì, però ho sbagliato perché sto per crepare. Ha pure il cane di me. Guarda come crepo, mo, eh. Guarda come crepo. Non si accozzano tutti a vicenda, come Bloodborne. Me li tirerò tutti dietro. Ecco, hanno smesso. Solo il cane, dai. Me li tirerò tutti dietro come Bloodborne. Cazzo, sto tipo mira tantissimo in queste cose. Queste cose, sì, infatti. Sto cercando di non farle. Ah, dalle 17 e mezza. Gli fai un so, per favore? Vabbè. Mario Kart io non ci ho mai giocato. Shame on me. Però giocavo a Crash. Mi piacicchiava di più Crash. Grazie. Io sei verde fosforescente adesso. Ah, ma è ritornato quello se... Ma che palle. L'avevo seminato, l'avevo. Minchiavato adesso. Dai, dai, seguimi, stronzo, seguimi. Madonna! No! Ecco. Yeah, sì, è morto! Yay! Che figata! Allora, prego, prego. Sì, faccio live tutti i giorni dalle 5 e mezza alle 7 e mezza, però siamo una cooperativa ogni giorno. Ah, figo! Un mio amico voleva fare una roba del genere, quindi ogni... Ah, ok. Va bene, allora. Quindi sul vostro... Infatti la comitiva ci sta come nome. Che siete tanti. Occhio. Ok. Se vedi il mouse che fa così, è la telecamera che collega dal mouse, purtroppo. Purtroppo Windows 10 mi dà fastidio e mi apre 20.000 pagine. Allora, aspetta, il saggio de codo, cazzo sta? Non mi ricordo, ci sono andata ieri. È la via che ho fatto ieri, solo che volevo fare la via opposta, l'ho fatta. E ora non mi ricordo più la via del saggio. Dopo le scale, ok. Dopo quelli là sotto che ti fanno gli agguati. Forse mi ricordo, aspetta, forse mi ricordo. Invece di girare a sinistra, io sono andata dritta. Perché è quasi giusto. Ah, vaffanculo. Ma perché sto crepando ancora? Era meglio sedermi a Falonza.
Ma sì, hardcore. Fanculo. Non so mai se è qua. No, non è di qua. Però c'era un drop. Dai, ho capito. Scusami. I'm so sorry. Sembravi uno da uccidere. What do you want? This is my study that you've happened upon. If you haven't any business, I've reading to get back to. Perché preferisco che tutti si divertano senza troppe prime donne. Preferisco fare una partita su Apex. Ah, ok. Sei bravo a Mario Kart, giustamente. How Ho intriguing. trovato lo stregoniere. You'd better not. Ma Sorcery is not for everyone. come? You should never be forced. Non sono Think obbligata. of your own È methods. una mia scelta. Sorcery need not be worth fighting. Dai, Don't let insegnami this bother sta you. stregoneria. Be on your way then. Perché non mi Or I'm insegna? too Perché late. lo, Shouldn't you get back ecco. to Perché your gli ho duties? distrutto tutto. No, no, Oh. io sono brava. I thought Ero you were brava a already prepared. CTR quello vecchio, ma capisci? Ma Well, nothing has changed. It is either a natural fit. Or run away then, vaffanculo. or I Perché non mi kill you. fa, Perché non mi dà la stregoneria sto rimbambito? Perché non me la dà? Tu lo Il sai. messaggio per terra. Eh? Cosa dice il messaggio per terra? Dice Prova a sparire online. rotondare. Ah, no, ok, niente. Scherzavo. Capito? Sì, c'è un altro messaggio però per terra. No, Sì. Sì, guarda. è dietro di te. Più avanti. Questo è prova No. rotondare. Scemo. È dietro di te. È dietro di te. Non osare. Ah, ok, niente, scherzate. Oh, Non... well, it is either on or on Kindle. Questi messaggi molto utili. Ma infatti, che cazzo devo fare io? Le meraviglie di Day Souls. Niente. Ecco dov'era. Finalmente lo volevo prendere. Non ha controsterzate. Ah, ok. No, devi farlo con. Devi driftare con questi. Con L1 Si fa tutto in drift. Non è che si fa tutto in drift, è che i veterani però lo fanno. Vabbè, perché ti dà il tubo, ovviamente. Beh sì, appunto. Non è obbligatorio farlo, ma i veterani lo fanno. Dai, menami. Menami male. È come i Pokémon, nessuno ti obbliga a bridare gli individui al massimo, Quanti danni? a farli nella natura Ecco, giusta, lui. le stat giuste, con le mosse bridate, eccetera. Però di solito i giocatori in PvP lo fanno, quindi devi farlo anche tu, altrimenti non sei completo, non sei all'altezza. No, se no non li raggiungi. Allora, accusare, accusa. Ma fa tanto male. Cala. Andavamo bene perché come danno e tutto ci siamo, però mi toglie tutta la vita. No, Dopo che questi ti questi devi sono. attaccare che ti devi incaponire. Io mo mi sono incaponito che questo deve morire. Oltre al fatto che non eri brace, hai pochi HP forse. Ma forse è soltanto la questione brace. Dici che basta abbracciarmi? Forse sì. Poi ci provo perché non voglio sprecare le braccia, vabbè che qui non le uso. Ore sono? Se la curva era a destra, mi girava verso sinistra. Poi dipende magari dall'abitudine. Sei così abituato a Mario Kart che mi braccio quando la becco, va? L'equipaggio magari. Infatti non le ho mai usate, ne ho 12. Allora. No, a me piace molto quello. Io non sono troppo fan di Mario, però vorrei la Switch per Bayonetta, per Pokémon e per Zelda.
Mario non mi prende. Io ho giocato a Wario. Sul Game Boy, mi hanno prestato Wario. 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 E lo chiamano Wario in Si chiama inglese. Wario. Lo so perché è Mario. Lo chiamano Wario perché sbagliano. È perché sono inglesi. Perché non sanno come Wall. si La pronunciano le cose. Wa. Loro leggono Wo. Allora Warcraft. lo chiamiamo Morio, ok? Wario, lo sapevo, però ti sta dicendo che loro la doppia V con la A la chiamano. È sbagliata. So. Beh, è la pronuncia inglese, non ci puoi E fare niente. È ti come il cinese politicamente che ti mette scorretto. la L, Chi? che gli vai a fare la mafia a quello perché gli ti mette la L. Chi? È come i cinesi quando magari gli scappa la L invece della R, che fai? Sì. L'accento è quello Sì, che fa. certo che gli faccio la mafia, perché io quando parlo le lingue straniere e uso i loro Ci termini, provi. li pronuncio correttamente. Ma per esempio, prova a baciarmi. Io non vedo. Ah, cazzo, è Io vero, aumentano. Figo. non mi chiamo Sumbro, mi chiamo Sandro. Perché sun, dal sole. Dai, si capisce. Devo. Riesci a leggermi la chat, va? A Ora sul canale nostro fanno un voce sorcio alta, Wario magari. Revelations. Che vuole portare Revelation di che? No. Se me la leggi solo perché non guardo la chat. Sono un attimo impegnata! Arrivo subito, eh. Mi chiedo Venia la comitiva, però qua sono una. Ecco appunto. E sto anche inviando male. È meglio che la leggi tu. Io che lo leggo io? Oh, Gesù. Messaggio lungo. Perciò. Oh, perché non riesco a beccarlo col guizzo dell'occhio. Morirò malissimo con te. Eccolo. Ora sul canale nostro sta andando forte Resident Evil Revelation su Switch. Batman Arkham lo porta un mio amico, è vero. Poi anche le sfide a FIFA. Ah, ottimo! Il venerdì il Fanta Saloon col Fanta Calcio. State proprio a posto praticamente. Adrenalinx. Ah, ok. No, io porto un po' di tutto: horror, JRPG, azione. Porto un buon bordello di roba. Non so nemmeno io che devo fare. Ah, vedi l'HP poi scende. C'è solo la brace che l'ha. Ma non gliela faccio, sono debole. Provo a mettermi la lancia magari che fa più danno. Io te lo dico, hai sempre il solito problema. Tu spammi troppi attacchi e Sì, è vero. non impari come combattono i nemici. Devi aspettare, che mi scoccio di aspettare. Non funziona così nei Lo so, soliti. io ho lo Devi stesso problema di capire chi Okami. combatte i nemici e Io e combattere di Okami. conseguenza. Lo so, io e Okami abbiamo lo stesso problema. Lo stava dicendo, infatti, a volte si mette in cuffia alla guida. E puntualmente una sfida di non so chi l'ha lasciata perdere. Stava facendo tre cose di fuoco, che erano draghi. Io Ha lascio detto. perdere molto facilmente Grime perché io sono predisposto per i Souls, mi va benissimo, Ah. Grime ma com'è? secondo me Grime è troppo punitivo a livello di danni che ti fanno i nemici in confronto alle cure che hai tu. Perché non è come nei Souls dove in genere hai comunque un po' di cure, sbagli, 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 all'ennesima, ennesima, ennesima volta che Spari a me. sbagli, crepi. No! Cazzo! In Sbagliato. Spari a Grime. memoria il pattern. Ho Ma anche in Grime, solo che in Grime di diventa molto più rottura di sbagliato. Ammazza. coglioni il dover crepare e ritornare dal checkpoint fin dove eri L'idea arrivato. mia è creare serie che però continuano di settimana in settimana. Ah, ok. Quindi una persona streama ogni settimana un gioco. Bello così. Io pure, mo la programmazione è un po' sballata perché ho dei problemi, diciamo, personali. E Cioè, anch'io la comitiva. Anch'io faccio così. ah, Io sì. faccio serie che io streamo 3 giorni a settimana e in genere faccio 2 serie che una, quella più lunga fra le due, la faccio 2 volte a settimana. L'altro giorno faccio quella magari un po' più corta, quella che richiede meno tempo per arrivare alla fine. Ok, no, io sono partita con un gioco tutti i giorni per Roberto. Poi non se ne è fatto più niente, mi sono messa a fare tutto Black
Bloodborne con Francesca. Poi finalmente mi sono messa a streamare perché non dovevo streamare, è successo per caso. E ho detto, ma sì, dai. È solo che io pure devo rifare il plan da capo perché mi hanno dato una scheda di acquisizione e adesso posso portare i giochi anche dalle console perché non ho quasi niente sul PC. Questo appunto me l'hanno regalato perché il vecchio PC aveva 9 anni, non regge niente a un lato. E volevo dividere i vari giorni in qualcosa. Io ho un plan serrato di solito, tipo il lunedì è tutto retro. Stiamo facendo giochi retro gaming dalla Play 1, Play 2 e MS-DOS. Oppure due giorni a settimana ne porto un altro, portavo Nier. Gli altri 2 giorni c'avevo Aldo, Giovanni e Giacomo, JRPG. Cose così. Mo' abbiamo fatto la maratona, ho portato Bayonetta tutto il giorno. Adesso però non l'ho finito perché immaginavo di non finirlo durante la maratona. E lo devo fare adesso. Non siamo un gruppo, sono solo io. L'idea mia è creare, ok, se siete un bel gruppo funzionano i sali survival. Sì, gli horror vanno tanto. Per esempio il sabato e la domenica normalmente vorrei portare Metal Gear. E la sera un horror. Mossa a fare la coppa con loro. Perché possiamo fare la coppa insieme, stiamo approfittando. Io morirò malissimo. Mi dispiace così tanto di poter streamare solo 3 volte a settimana. Però voglio andare avanti con Metal Gear. Però hai problemi, quindi. Esatto, pure io penso che sia più bello, sai? Madonna. Normalmente facevo un gioco per volta per fatti miei, ok. Sa che con la spada vado meglio. Meglio con la spada. E mo' ho fatto casino. Eccola. Ho sbagliato. Morirò malissimo. Mi sciotta. Dove cazzo era la spada? Era questa. Era Cosa stai questa. cercando? Spada di prima, mi sa che era questa. Meno male. Ecco là in faccia. E basta! Ma non faccio in tempo a curare. Vaffanculo. Capito? Ogni giorno sarebbe bello. No, beh, ogni giorno no, morirei. Però, per esempio, io avevo il lunedì, il mercoledì, il martedì, il giovedì. Poi magari uno o più giochi, dipende quanto tempo streamo, perché adesso sto più a casa. Poi avevo il venerdì, che era diciamo quello retro. Sabato e domenica un'altra cosa per il weekend. Poi invece il retro lo porto il lunedì. Perché ho anche una mia amica che vuole venire a vedere i giochi della Play 2. E la serie giocare male. Ah, sì, io volevo fare pure il Souls Day. Giocare male? In che senso? Dipende da che tipo di videogiochi fate. Ah, sì, dipende. Perché c'è un sacco di persone, quindi ognuno ci avrà un gusto diverso, presumo. Sì, Perché esatto. hanno generi Poi magari diversi. sì, anche target diversi, dipende. Capito? Cioè, io stavo entrando in un network dove però palesemente si concentravano molto sui MOBA e roba simile. Non è Adesso esattamente il mio genere. o 2 anni fa No, 2 anni fa, 2 anni fa. perché andavano di moda, sì, quando è uscito Fortnite praticamente più o meno ci Giochi in sta. cui le persone. Sì, beh, quello può voler Ah, dire ok, comunque qualcosa tipo i di Souls, interessante. tu porterai sicuramente i Souls per la rubrica giocare male. Se vuoi farti del male, giocate a Grime. Io lo vorrei provare, sono curiosa, a me le sfide A piacciono, quello è il Grime ha problema. introdotto una cosa carina adesso. Giocare male gioca proprio lui. Credo che abbiano introdotto effettivamente dei valori di difese sulle armature, credo. E in più hanno aggiunto la possibilità di avere praticamente l'armatura che vuoi a livello di statistiche, ma di abbinargli poi Lol, gli ho rimbalzato in testa. un altro pezzo di armatura che non è che lo usi, gli abbini soltanto l'estetica. Quindi tu per esempio puoi avere un'armatura pesante addosso come estetica, ma in realtà ha le difese di un'armatura leggera. Cioè è un'armatura leggera, ma l'estetica di uno pesante, solo per fare scena. Che è un'idea carina. Perché mi seguono adesso? Quelle viole ti hanno sempre seguito. Ah, quando facevamo in tre non mi seguivano. Che palle. Perché eravamo in tre. Seguivano noi. Romix, ah, è vero, c'era oggi. Madonna.
Madonna, regà, davvero non vado a Romix da una vita. Sei di Roma, quindi. Io ci sono stata nel Lazio per quasi, non dico 10 anni, però. Ma fa culo! Vabbè, mi seguono sti cosi. Devo sparare sti cosi contro qualcosa, dai. Buona intuizione. Sì, li devo far sparpagliare da qualcosa. Tra Lazio e Toscana, mannaggia, bel viaggio allora. Ah beh, sì, alla fine è un po' peggiorata come fiera, non ho quasi più niente dei comics, però. Viterbo, ah ok, dai. Però sì, dovreste vedere un attimo tutti se c'è qualcuno libero e cosa vorrebbe portare. Tanto alla fine Io siete troppo. ero arrivato giusto vicino a Piombino. Non ho la minima idea di dove sia Viterbo. Ah, ok, dici nel Lazio, non conosci tanto, No, in Toscana. ok. Toscana, scusa. In realtà Io sono stata a Pistoia. sono andato più giù Pistoia e con Firenze. aerei, treni e quant'altro, non in macchina. Come sei andato? A piedi. Mezzi vari, non Ah, sono andato ok. in macchina. Ammazza, coraggio. Ah, io sono stata pure a Lucca. Vero. No, Aiuto! nessuno è di Piombino, ma sono stato io vicino a Piombino, sono stato Follonica, che è No, vicino a Piombino è prima. riuscito ad andare lì, insomma. Ci andavo da ragazzo quando ero piccolo e andavamo al mare. Tutta sta via Aspetto per perché avevo i andare miei a Roma, ma sono stato a Roma col treno, ci sono stato. al... Ma infatti è tutta sta via per andare al mare. State inguaiati. Non avete il Potremmo mare. andare a Venezia, però Follonica secondo me. Non lo so, sai, però mi dà l'idea Follonica di essere meglio. Vediamo un attimo se riesco a evitare il cristallino. Sono passato anche da Rimini qualche volta, però non lo so, Rimini. Spamma vita. Ok, Follonica è più tranquilla, mi pare di Rimini. il cristallo me lo spamma. Che stronza. Vabbè, almeno che stronzo, almeno l'ho visto. No! Ah, vedi, lo puoi colpire lui con quelle cose. Vabbè, però hai rotto le palle. Il danno lo prende pure, scema proprio. Cavolo, sto fa. Capannina, cos'è la capannina? Che cos'è? Un ristorante, forse? Può essere? Sembra il nome di una trattoria. Dove è andato? Bello è che mo che si triplica, mi diverto. Ciao Dragias, grazie per essere rimasto. Buonanotte. Comunque sì, è bello che fate tante cose diverse. Poi vengo a vedere magari. Ah, una discoteca grande. Oddio, io non vado in discoteca, onestamente. Non mi è mai interessato. Piuttosto vado a mangiare, vado a bere. Malissimo. Eclissati, dai. Cazzo, cazzo, vai via. Proviamo, fatta. Di danno, eh. Quasi, quasi a metà. Ovviamente morirò quando gli mancherà uno sputo. Come al solito mio. Oddio. Peccato. Subito. Me lo sono trovata proprio davanti. Dai, è lui! No! Non potevo avere tutto sto culo. No, stava su. Dietro a questo. La stamina che non ho. Che ho carambolato. Dai, dai. Dai che ci siamo.
scia sua, l'ho vista, ma... Però malissimo per questo. Guarda, per uno sputo. L'ho detto io, però è andata meglio. Poco, però è famosa. Ah, ok, sì, è come a Riccione, ce ne stanno un In sacco. discoteca, Sì, non ho le idea. discoteche a Riccione, quante ne vuoi. Ci andavo da ragazzino, da bambino, quindi non ne ho idea. A meno tu ci sei andato, io non ci sono proprio andato. Non Poi mi insomma, è interessa. stato uno da discoteca, quindi figurati. Come ci sei andato, scusa? Ci andavo con i miei. Ah, i tuoi andavano in discoteca. No, andavamo alla Follonica. Ah, ok, no, avevo capito. Ho capito che pure a me mi hanno portato da piccola in discoteca, forse per questo non mi piacciono. Mio padre Riccione si imbucò, dai, andiamo, chissà che cazzo doveva fare. E praticamente mi davano fastidio le luci che tiltavano, mi davano fastidio la musica troppo alta, non vedevo, non sentivo niente, stavo tiltando. Piace. Oggi vado non si devo alzare. Cosa? Hai parlato vibrando? O vado a nanna che a una certa ora di mattina mi devo alzare. Ah, ok, va bene, allora Buonanotte a domani tutti. se ci siete. Esercitati col boss. Sì, tanto è quasi stecchito. Ma Basta. se... Mettiti lo scudo che avevi prima, quello nero grande. Me l'ha detto, questo E scudo non è para un per po' di fuoco. magie per vedere come si comporta il boss. Magari ci crepi qualche volta, però intanto lo Lo studi guardo. anche a costo di crepare. Sì, ma eravamo quasi arrivati alla fine, esatto. Dovevo un po' carambolare. Dovevo beccare a culo quello viola. L'avevo proprio Purtroppo spawn in posti casuali, non ha un pattern fisso davanti a me. Sì, ho a capito. caso. Mo' gli sono un po' in testa. Ma va là, sei... Ma va, sei incastrata! Va bene, buonanotte. Buonanotte, ciao, perdona se non stacco io, occupata. E niente, dai, vi devo venire a trovare, raga, qualche volta. Oddio, tanto c'è sempre qualcuno che streama. Tu come ti chiami in particolare? Che magari vedo di passare quando ci sei proprio tu. Se posso, sì. Pure un gruppo di ragazzi sono in tanti. Bene, siccome che si chiamano loro AS Gamers. Tu sei Eros. Ah, ok. Sì, c'è anche un gruppo di ragazzi. Ok, che si chiamano AS Gamers. Mi sa che fanno parte della comunità. Anche se io vedo sempre più o meno le stesse persone. Spawnami davanti, voglio proprio vedere. Meno male che ho aumentato un po', devo aumentare un po' la stamina. Poi comunque Resident Evil ha la sua fetta di fama, quindi un minimo... Aie! Cazzo! Quando giochi a questo gioco le parolacce sono all'ordine del gioco. Penso che me puoi capire. Vabbè, qualcun altro? Qualcos'altro? Che brutto. Ci sto tutti i giorni più o meno, tra regia e conduzione. Due schermo. Ah, ok. Guarda, non so se conosci il male. Due ragazzi, adesso uno è in ferie. Anthony gioca e Jacopo legge la chat, è una cosa fantastica, perché non si perdono mai un messaggio e non ti distrai, quindi giochi bene. Oppure io sto pensando con un mio amico di fare le live a proposito. Sto pensando di fare con un mio amico, ecco infatti, le live con lui. Vabbè, non ho fatto.
praticamente proveremo a fare qualche cosina insieme. Siamo trovati una volta, magari giochiamo insieme, fai qualcosa. Vedi, mo, per fare questo ci vorranno almeno 100 tentativi. Però io sono cocciuta e mi ci metto. Non è la fine del mondo. Capito. Esatto, per chiacchierare. Ah, no, io non mi blocco, io parlo tanto con le persone, penso l'hai visto. Magari mo mi vedi un po' o che gioco, però sono chiacchierona. E sai quanti giochi? Parecchie volte vorrei fare giochi perché ci siamo messi a chiacchierare. È una tragedia. Perché poi attacchi la chiacchiera, tipo è arrivato Montegatto l'altra sera, a caso, mentre giocavamo, ha lanciato un discorso serio. Si è instaurata una bella chiacchierata, no? Allora tutti a parlare, tanto lo facciamo anche nella chat di una ragazza che seguiamo, siamo abituati a chiacchierare. E praticamente, però magari la brace è inutile, che non posso campare di braci però per fare questo. E niente, praticamente. Aspetta. Aiuto. Guarda, guarda quanto è stronzo, guardalo. A calci, a calci, ti prendo a calci. Vabbè. Ah, ok, beh, sì, immagino. Dice chiacchierare non è per tutti. Però sì, per esempio mi sono messa a chiacchierare, ma sai quante volte ho dovuto fermare il gioco per parlare? Esatto. No, no, quello assolutamente. Io ho dovuto praticamente fermare il gioco per chiacchierare con le persone. Infatti parecchi mi dicevano, ma devi giocare? Sì, ma se mi parli io ti rispondo, cioè sono abituata proprio così. Non è che non te do retta. Magari se faccio un boss li faccio scrivere e poi me li leggo. Scorri sopra, ti vai a riprendere i messaggi. Però sì, sarebbe bello avere, ci stavo pensando, qualcuno in coppia. Col problema è che io non c'ho nessuno che sta tutto il tempo a vedere le mie live. Prima c'era Roberto, adesso no. In generale non lo fa, si scoccerebbe. Quindi più di tanto. Allora. Infatti, mo' un gioco che ho portato io lo portiamo da un mio amico, così ecco, lui gioca, io sono tipo ospite, forse c'è anche il tizio che l'ha fatto, se vuole venire in cuffia, abbiamo un progetto da portare pure noi. Vabbè, come quando io ho fatto pure il cosplay, sai quante persone andavano sul palco la prima volta? Male che culo, mi avevano paura del palco. Segano. Sai che gli faccio? Uno strappo di danno. Ah, ma streamite tanto? Pensa un po'. Guarda, beati voi, io ho cominciato. Non lo so quando ho cominciato, perché io tecnicamente sto Roberto, il tizio che hai sentito prima. Sambro. Praticamente io giocavo con lui su Discord. Vaffanculo di nuovo. Io giocavo su Discord. No, vado a tirare su un po' la vita perché qua.
a farmare un po', mi sa, perché è debole a schifo sto personaggio così. Se no vado avanti, lo vado a fare dopo il boss, sti cazzi. Vado a fare un attimo Farron, anzi, andiamo a fare dopo. Io non ho la media di 9 spettatori, io ne ho 5, 5 qualcosa quando mi va un po' bene. Però il canale mio è tutto incasinato. Se vedi ci sono ancora i panel da fare, devo ancora mettere i sound panel, devo fare 3.000 cose. Ah, ok. No, io a maggio mi sono messa a streamare un gioco a Roberto, così a caso. Perché lui lo voleva vedere, non sapevo come farglielo vedere perché da Discord io avevo un PC che non era performante. Io mettevo la telecamera sullo schermo proprio. Lui dice che ci vedeva e facendo così gli facevo vedere i giochi. Mi ha fatto fare Final Fantasy 13, cose che ha già fatto lui, no? Ah sì, tipo. E niente, quindi è cominciato così. Ok, insomma, vabbè, riesco a prenderne. Praticamente è cominciata così. Alla fine. Ci divertiamo. Alla fine abbiamo un po' discusso, abbiamo litigato a maggio, è sparito. Perciò il mio moderatore, perché tecnicamente prima era il moderatore, pure là, a caso. Perché il mio PC non poteva reggere bene Streamlabs, OBS non partiva proprio. E praticamente lui mi aggiustava. Bot, queste cose, la pubblicità, faceva tutto dal suo PC, perciò è moderatore. E praticamente si è offerto lui, ho fatto va bene, grazie, fammi moderatore, ti levo tutto sto schifo, insomma. E praticamente, intanto mi prendo tutti questi bei droppini, ma che schifo, 66 anime. No, e niente, alla fine da giugno ho fatto Bloodborne con Francesca a casissimo perché me l'ha chiesto. Io non sapevo se Roberto tornava, infatti Replicant è rimasto sospeso come gioco. Che peccato. Affanculo. Mi ha preso troppo. Rafiki di sto cavolo. E niente, praticamente ho giocato a Bloodborne tutto il mese. Ho fatto amicizia e sono rimasta su Twitch. Perché avevo il grande culo di avere. Io streamavo da PlayStation 4. Avevo la telecamera della console per una coincidenza. Perché lavoravo al negozio di videogiochi. Ed è quella col VR, no? Per una grandissima botta di culo mi sono trovata la telecamera della PlayStation 4. Quindi potevo streamare. Alla fine ho messo Bloodborne un mese intero. E tutti quanti a vedere Bloodborne. Ah no, ho sbagliato. Tutti quanti a vederlo, ho fatto amicizia, papà. E da lui io mi sono montata il PC perché non avevo i mezzi per streamare bene. Ho detto facciamo le cose per bene. Agosto ho fatto un giro di prova, però non avevo la capture card. E io i giochi ce l'ho sulle console, non ce l'ho sul PC. E quindi era un casino perché non li potevo comprare. Io non sto lavorando. E niente, insomma, alla fine tra una cosa tira l'altra è arrivata pure la capture card a settembre. Io da settembre avevo fatto un plan sistemato, però siccome sto streamando troppe ore, non sono riuscita a sistemare il resto del canale. Mancavano i panel, la grafica me la sta facendo una mia amica. Piano piano si fa tutto. Quindi purtroppo io devo anche più o meno, ho un lavoro più o meno. Faccio props, m'arrangio, lavoro in garage, qualcosa la rivendo. Ho dei gadget, roba anche da vendere. Visto? Scusami. Madonna che culo. Ecco. Danno da fare praticamente. Adesso
perché non farò mai la nota del match. Facciamo anche picchiare in più. Dicevi? Trovato un pub che ci fa da sponsor, figata, così vi streamano. Ma infatti, raga. Ma esatto, bella così, esatto, così il pub ci guadagna la consumazione. Ecco, vedi, questa è una cosa intelligentissima, complimenti. Ti faccio i complimenti per la genialata, perché è una genialata. Ecco, e allora c'ha senso, diciamo, Twitch. E peccato che avete pochi spettatori, però. Poi quando ti vengo a vedere, magari te lo so dire meglio cosa, che impressione mi ha fatto. Ti do un feedback. Aspetta, ma la PlayStation è ma prego. E niente, quindi io da agosto ho cominciato a streamare delle cose. Avevo preso un plan perché sul portatile laggava perfino l'emulatore di Pokémon. Ah, vedi? Buono, siete proprio nuovi, quindi. Fantastico. Dio, scusa. Certa pure per me. E niente, io ho montato il PC e ho detto, mo c'ho il PC che ce la fa a reggere decentemente una live e vediamo di far qualcosa, insomma, no? Poi è arrivata la scheda a fine settembre, ho fatto il plan. Il problema è che io ho avuto dei problemi poi miei, perché tutto settembre sto sistemando il canale, devo fare delle modifiche su eBay, vorrei mettermi anche su Amazon. Di conseguenza non ho più tempo per stare dietro. Non ce la faccio. Il mio canale è cresciuto esponenzialmente, non me l'aspettavo. Cioè io devo fare una maratona al mese per i follower. Non credevo che fosse possibile, onestamente. Perché in un mese ho almeno 100 follow nuovi. Però sì, gli spettatori è complicato perché al momento non ho una regolarità, ci sta. Prima erano un po' più regolari, mia. Però devo pure cambiare un po' i contenuti. Io portavo anche The Last of Us. The Last of Us è tirato un sacco di gente che te lo dico a fare. Perché era un gioco bello, si guarda, che è un piacere. Pure io lo vado a vedere dagli altri. Devo fare il 2, ma non ho il gioco. Parecchie serie non ho il 2. Alla maratona abbiamo fatto Bayonetta, che non dobbiamo finire. E vi prego di fare sta speedrun di Nier, perché i due Nier, poi basta così. Li mandiamo in pensione. Sì, no, infatti, ma io non mi lamento perché per come sta il canale, ti dico la verità, posso farti una confessione, diciamo sincera, per come sta combinato il canale, non so nemmeno io che cosa è successo. Perché, per esempio, io sono nuova adesso, no? Perfetto. Non sapevo che dovevi sbloccare gli slot. Era colpa mia. Non sapevo degli slot. Una mia amica si è offerta di farmi la grafica gratis, perché io non sono grafica. Mi ha fatto le emote. Io ne avevo una sola, perché avevo un solo slot. Da agosto a settembre, credo, se non proprio a settembre. Io ho sbloccato due slot, mo mi mancano due sub per sbloccare il quarto slot. È tanta roba, insomma. Quindi io posso mettere pure un'altra emoticon che stiamo già preparando. La sta già disegnando. E non me l'aspettavo perché ho pensato, ma la gente è ubriaca, ma che è successo qua? Mi hanno fatto la maratona estendibile, me l'hanno estesa, mi hanno comprato una scheda di acquisizione, non l'ho comprata io. Io ci ho messo la parte del budget che avevo. Abbiamo preso l'Elgato, ma non l'ho pagata. Io non la potevo mai pagare l'Elgato. Che non posso proprio spendere 200 euro per queste cose. Io vivo all'estero, mi serve un alloggio, un domani devo prendere una casa. Avessi pure 1.000 da parte, non posso comprarmi, che ne so, la PlayStation 5. Io devo comprarmi la Switch.
l'ho comprata. Te pare che boh, 200-300 sterline per la Switch non le facevo uscire lavorando? Non la posso comprare perché devo prima sistemarmi l'alloggio. È più importante, insomma, dove vado a sta. Poi la live costa, infatti stiamo facendo il rimborso per il PC perché ho speso dei soldi per tutto il processore, cazzi e mazzi. E la scheda video mi ha fatto un po' sforare, quello è vero. L'ho sostituita con una che avevo preso in offerta. È stato un affare perché mi hanno detto tutti che era da fare. Perché mi sono tolta un altro pensiero, se no mo dovevamo fare la colletta. E però devono rientrare almeno i soldi della parte delle live e tutto. Comunque devo rimborsarlo. Perché adesso mi servono. Questo periodo dell'anno è sempre un casino. Va bene, Sergio! Spero che ti sia divertito a bordo Warcraft. Buonanotte. Ci vediamo domani, se domani mattina streami. Ah, domani, oddio, sempre. Domani sto da Sambro, vero? Oddio, però porta Final Fantasy. Faccio un po' in po', dai, faccio un rimbalzo. Tanto io Final Fantasy non lo guardo. Primo perché l'ha fatto l'anno scorso, me l'ha fatto vedere su Discord. Ah, va bene, grazie raga, grazie per la compagnia. Buonanotte. E vedi, io attacco la chiacchiera poi. Ma prego. Ma niente, primo perché Final Fantasy 9 me l'ha fatto vedere l'anno scorso su Discord. Però stava facendo un'altra challenge. Ed era in inglese, se non sbaglio. Però io il 9 comunque un po' me lo ricordo. Non è tra i... Sì, è carino. È tra i preferiti. Tipo se si risparava il 6 con tutto che l'ho già visto sempre da qui a dicembre, probabilmente. Fai pure tu, Genji. Buonanotte, allora ci vediamo domani. Tanto mi sa che te non vedo più a te da No, è proprio il primo, ok. Quell'altro, ok. E io quello non l'avevo trovato l'altra volta. Io continuo a aspettarla. Ah, proprio lui? Sì, è che gli faccia questo. Come cavolo ha fatto a venire qua sopra? Si è buggato? Va bene. Sembrerebbe quasi gestibile, guarda. Forse che è un bestione che se faccio questo e non faccio il boss di prima è il colmo. E qua finirà malissimo perché conosco bene questo boss. Ecco. La so fatta tutta così con due che mi correvano dietro. Dovrei essere più o meno allenata. Il giro dei drop. Bene così. Vai a prendere il droppino. Eccola là. Io intanto sto esplorando per prendere i drop. Che non mi va di fare il boss. Aie. Versin. Ma buongiorno. Come stai? Buonanotte ormai. Proprio dove ci sono questi. Queste ranocchie simpaticissime. Niente, quindi sì, un branco di pazzi, ma grazie perché siamo riusciti a sbloccare gli obiettivi in un tempo relativamente breve alla fine. Aiuto. Infatti penso che se non succede mo succederà mai più.
Allora, no, vabbè, magari risuccederà, saremo tutti, oddio, morirò malissimo adesso. Non farti maledire, vai via. Vai via dalla maledizione. Già vicino alla scala, ahie. Questa è una trappola. Esatto. Questi se mi maledicono, regà, ho voluto bene. Già aperto. Dai, prendi tutto. Così proprio. Però ho preso un sacco di drop, dai. Ho aperto due porte su tre. Dicevamo, io dovrei seriamente farmare o provare a fare quel boss. Il problema è che io se non ne uscirò mai.
beghe di Epic. No, mi ha ucciso. Non bocca dal bene a sto giro. Vabbè, devo studiarmi la seconda fase. You're an unkindled, aren't you? I am Ciris of the Sunless Realms, former servant of the divinity. Duties we each bear, but one's duty is a solitary affair. I doubt we've much to gain from fraternization. Blessing of the moon upon your journey. I doubt we've much less. Wasn't he? Oh, not used to forge the a fine pry. Now I'll be equipped, praise the gods, eh? Io
Very well, then take me. Farewell, Ashen. Vediamo un po' che succede. Ciao, come va Emanuele? Sto provando a fare un boss del K. Sono un po' potenziata, tutta un'altra cosa. Te l'ho detto, coso. C'avevo 4 Estus, ora ne ho 7. Ti avevo visto, va bene. Come va? Come stai? Che si dice a quest'ora della notte? Vabbè, oh, figurati, io la mattina lavoro, non posso scrivere a tutti, passo giusto a salutare, fai vedere che ci sto, perché che cazzo, almeno ciao. E gli dico che vado in lur, che vado a lavorare. Non possiamo stare 24 ore su 24. Raid continui. Libio oggi ho caldo, beata a te. 15 gradi qua. Guarda, mi sto morendo di freddo. Oggi ha pure piovuto. Quanti gradi da te?
qua mo è ottobre, comincerà a fare un po' freschetto, piano piano. Ad aprile, quando stavo ad aprile, Madonna, fino a novembre caldo. Ah, ok, lol. 24 gradi, che invidia. Facciamo a cambio. Io amo il caldo, il freddo che non sopporto. Come busca bene, ecco, mo sono un po' cazzi miei. Madonna, perché devi stare proprio così lontano a sto giro? Qualcos'altro mi deve arrivare addosso? Ma mia madre, prima di andare al lavoro, mi ha fatto questo favore, ma meno male, anzi, mia madre al massimo mi registrava Dragon Ball quando andavo a scuola, perché mia mamma non ne capisce niente. Se così. Oh mio Dio, l'avete completata. Emanuele, ti odio. Devo andare a fare una cosa al farò che nessuno mi ha detto di fare. Complimenti, l'avete terminata. E domani allora, dai, che adesso non c'è nessuno. Domani mi tocca sta zitta. Ah. Quindi mi devo inventare qualche altra cosa. Fatto videochiamata, az. Mi voglio mettere un attimo tutta l'estus gialla, pure quella blu. Tanto non serve. Esatto, ma voglio proprio vedere. Voglio proprio vedere. Che è successo? Ah, me la segna vita. Alfalo. No, mia mamma mi registrava Dragon Ball. Le dicevo proprio come fare, glielo facevo vedere perché non c'erano le videochiamate. E lei aveva imparato solamente. Mo sono 9 Estus, voglio proprio vedere. L'avevo imparata, l'avevo insegnata praticamente a registrarmi il Dragon Ball sulla stessa cassetta più volte. Però, no, vabbè, non le puoi chiedere di fare queste cose, specialmente adesso. La chiamo io. Esatto. Le dicevo praticamente i bottoni, quello rosso, rec, e basta. Tant'è che lei non lo sapeva nemmeno fermare, gliel'ho insegnato dopo. All'inizio mi registrava la cassetta tipo 3 ore a vita, perché lei non sapeva stoppare. Poi nel tempo un po' l'aveva imparato. Dai, ci sta. Se ti fanno il favore.
Ecco, esatto, pure a me. Però non sapeva stoppare. Infatti la facevo andare via e poi non fa niente, andavo a casa io, la mettevo di nuovo in posizione per il giorno loro, per il giorno dopo, e registrava sempre su quella. Gli sono andata in testa. Stamina per arrivare da questo. Bevi? Volevo tirare su un po' la stamina io. Arrivo. Ah, ma non poteva sbagliare. Mai sottovalutare le mamme. Siamo arrivati, vediamo, ci arriviamo subito. Sbagliato. Sei quello giusto. Aspetta, che mo viene il bello. Chi sarà mai? Sempre quella là dietro. Continuano a sparare. Che muore. Curate, curate. Curate, crolla, crolla. No, guarda per quanto. Poi aveva rec play e stop. Sì, infatti, ma pure i colori, perché rec era sempre rosso. Ma tu dicevi, premi quello rosso, no? Sì, ok. È un dormiglione questo gatto. Oggi abbiamo finito Alto Giovanni e Giacomo, di extra. Così almeno un gioco l'ho finito. Perché la programmazione ha subito un po' degli sbalzi. Ma domani proviamo a sistemare il microfono e tutto con fide, perché è un santo. Non so a che ora finisco perché ho un po' da fare. Stamattina stavo provando a fare delle cose per il canale. Che mi voglio mettere a vendere su Amazon. Io vendo la collector di Resident Evil 2 chiusa. Vale un frappo di soldi, a me servono soldi. Se la vendessi, guarda. Raga, pure il gioco è tutto sigillato, c'ho pure i codici. Cioè, vi passo la mail con i codici e tutto. Che mi sono arrivati ovviamente tramite email. Quella di Inno Kuni 2 pure, e quelle devono assolutamente andare via perché ingombrano tantissimo. Inno Kuni è piccina, ma Resident Evil c'ho ancora il collo di cartone, è uno scafandro. Basta la mia, che ne ho due. Volevo mettermi a vendere su Amazon, mi sto informando, poi io faccio pure props. Sparisci? Sparisci, figlia di puttana. No, con i potenziamenti lievi che ho fatto, però è tutta un'altra cosa, eh. Che
quello giusto. Aspetta, aspetta, gli manca un colpo. Un attimo, Manu. Non è questo. Ovvio. Ovvio, ovvio che non sono questi. Donna. Dio santo. Andiamo per curarmi. Succede una tragedia, succede. Guarda, guarda, guarda per quanto, guarda, guarda, guarda. Sì, aspetta, 500 euro col cazzo, chiusa, imballata, non è mai stata aperta. Ho i sigilli intatti. Sai quanto vale? Mettete le mani nei capelli, non la venderò mai. Lo so, hai visto? Questa sono io che gioco. Ti dico quanto costa qui, vai su Amazon UK. C'è uno che la vende a 5.000 sterline, perché c'ha la foto come me, c'ha lo scatolo pure, il collo, con l'imballo a pallini intorno e tutto quanto. Ce l'ha come ce l'ho io. Solo che a me si cominciano a scollare un po' i sigilli, quello vero succede. Però è intatta. E io l'ho dovuta aprire, però si riazzeccavano, per fare le foto. Ci ho rinunciato. Però è immacolata, c'è tutto l'imballo e tutto chiuso. E c'è 5.000 sterline, ce n'è, lo so, un po' esagerato, però vale più di quella del 3, perché la collector di Resident Evil 3 c'ha meno roba, e quello è il bello. Esatto, perché io la vendo, mo te spiego, un pazzo la vende a 5.000, io lo chiamo pazzo, infatti. Cioè, complimenti per il tentativo, ma non la venderai mai. Sì, su Amazon UK, tutta l'Inghilterra, tutto il Regno Unito. Se cerchi su Amazon UK c'è un pazzo che la vende a 5.000, quelle chiuse, no, quelle aperte, quelle smezzate, quelle senza il gioco, no, tutta. C'è un pazzo che la vende a 5.000. Poi c'è un altro che la vende a 3.000 e io la vendo dai 1.500 ai 2.000. Torno a quella cifra, perché semplicemente mi servono un frappo di soldi. E quindi io spero di rifarmi investimento magari del computer, perché vedi quanto è costato, che la scheda video è cambiata e in generale mi servono i soldi, perché io non ho dove andare un domani, ci devo cominciare a pensare. Ho sbagliato malissimo, ho sbagliato tutto, va bene così, ho sbagliato tutto. E quindi in Italia, ma chiusa? Ma stai scherzando? Ma chiusa? Ma me la tengo piuttosto? No, chiusa. Io dico proprio non. Sai quando le aprono ti vendono i pezzi? Tipo ne c'è una dove manca la statua di Leon, un'altra non c'ha le chiavi, un altro si vende solo le chiavi. Ma chiusa? Play 4? Quanto tempo fa? Oh, complimenti. Io l'avrò pagata. Quanto stava quella cosa? 300 e qualcosa. Io l'ho pagata un po', quanto costava? 33 qualcosa. L'anno scorso, che culo. Beh sì, l'anno scorso io la tenevo sui 1.000, perché il pazzo la vendeva a 3.000. Nel giro di un anno ha raddoppiato quasi. Vabbè. Io ce l'ho là perché mi servono soldi, se qualcuno la vuole, tanto si vede. Alcune persone da me hanno comprato, si vede come tengo le cose. Ah, 300 era? Ah, euro. Quante sterline? Sai che non riesco a ricordarmi, te lo giuro. Perché è venuta pure in un momento criptico. E mi pare che me l'avevano chiesta pure dall'Italia, ma non si trovavano. Perché ci sono poche. Oh, ma che sei serio? Perché ci sono poche. Allora mi sa di sì, perché era 3 qualcosa. Non sono sicura della conversione, però era un 3. 200 era quella italiana, allora, perché io l'ho cercata anche in Italia, erano finite, io l'avevo perduta, l'avevo persa, solo che fortunatamente sono riuscita a trovarla. Poi me ne sono arrivate due, perché ovviamente, perché non ne doveva arrivare nemmeno una.
dico la verità, non voglio di cagate. Però poi è successo qua, era 2-3 anni fa. Magari la sterlina aveva pure un valore diverso. Non ho proprio memoria, non mi ricordo più. Io sono solo contenta. L'ho presa perché veramente schio. Vaffanculo. No, vai via. Ma vaffanculo, sei pigliata nella... Questi, i Souls c'hanno un brutto problema di telecamera. Ti impigli, altari, colonne, angoli. Ma meraviglia. Come non ti è arrivata? Madonna. Bartolini, no, guarda, Bartolini, ragazzi, no. Non voglio fare brutta pubblicità. Cioè, molto dici, io sono il privato sfigato. Bartolini, lascia stare. Al negozio dove io lavoravo, c'era Bartolini. Raga, io stavo in un negozio di videogiochi in Italia, sapete tutti qual è. Ci è arrivato un pacco una mattina nella spedizione, ve lo giuro, imbevuto di benzina. Raga, era tutto fradicio di benzina. Che il... Io ho chiamato, vabbè, il capo, e il manager lo guarda e gli fa, io non te lo prendo, ma che sei pazzo, qua fa una scintilla, va tutto a fuoco, a parte quello. Dice, ma poi il contenuto è elettronico, che cazzo ci sta qua dentro, mo? Vado 3 volte. Ma se la possono fregare? Perché guarda, io uso un corriere, ma non si possono fregare le cose. A parte che io le mando assicurate, quindi se se le fregano mi danno i soldi indietro. Quindi anche se l'oggetto non arriva, i soldi intanto ci stanno, è sempre una cosa positiva. Però sì, cioè... No, no, a me non se li possono rubare. Una tazza non mi è mai arrivata in Italia. Però la ragazza me l'ha detto che non sarebbe arrivato. Non mi ha fatto sapere niente. Perché mi fa... faccio un tentativo, però da me le cose non arrivano. Io ho detto, come non arrivano? È perché da me i corrieri si perdono sempre. Da lei i corrieri... Dove cazzo sta? Da lei i corrieri si perdono sempre. Ha voluto rischiare, per carità. Non le è arrivata la tazza, però lo sapeva. Ha corso il rischio di sua sponda. A me non mi sono arrivati sempre tutti i pacchi, che ho mandato. In Italia, all'estero, in generale. Amaron. Che patossa, camarada. Arrivo. Beh sì, il refund come... Almeno, madonna! Oh, ma sta sempre in frattonia però, oh cazzo! Refound Namco Bandai. E io gli ho detto non voglio... quello è il problema. Chissà che fine ha fatto il gioco. Ma sai qual è il problema? E sai qual è il problema? È che loro le stampano in quantità limitata. Non è colpa loro. Semplicemente hanno la quantità limitata. Resident Evil pure. Sai quanti clienti sono rimasti senza? Io poi me ne sono trovata 2 perché io ero nella cerchia di quelli che l'avevano persa. Già mi stavo dando i cazzotti da sola. E meno male, almeno quello. Che devi fare? Ci fossero delle sanzioni pesanti quando i pacchi si perdono, ti faccio vedere con quanti pacchi non si perderebbero più. Io avrò per sempre il dubbio, parlando di roba un po' da collezione, questa non l'avrò mai più. Io adoro il cartone animato di Sakura, non Tsubasa, proprio la card capture. Quando ero piccola io guardavo Sakura. Una volta nel 2011 ho comprato da una ragazza, poi capisci questa che ha fatto. C'era il pupazzetto di Sakura, l'action figure, fatta in PVC. Ciao Daniele, tutto bene? Non riesco a fare sto boss.
C'è Emanuele presente. Emanuele, quanta vita aveva? Uno sputo non è morto. È proprio uno sputo, eh. Quanti saranno stati? 3p. Questo gatto. Dai. Andiamoli a prendere. Ecco, appunto, già stiamo sbagliando tutto. Stiamo facendo un casino. Andiamo ad abbuscare. Arriva. Sti cazzi, guarda, mi sono presa 9. Vaffanculo. Vabbè, ho capito, non lo devo caricare così. Mi ha detto che i miei pacchi erano finiti a Milano. Ma no, ma serio? Con la mia bolla ancora. Come te l'ho detto? Ma perché la Namco in Italia c'è? Scusate, può vedere queste cose. Ciao gatto. Vedete questo gatto? Vabbè. Dai, vieni qua, vieni qua, non fa niente. Madonna, sto gatto ciccione, vieni qua. Le mouse. Lo so, vieni qua. Madonna. Guardate in che condizioni dobbiamo giocare qua. Ma sei tuo o no? Non c'è fofofo. È un gatto un pochettino sciocco. Chiedo scusa. Piano, piano piano. Madonna, mi affondo. Guardalo, guardatelo. Una polpetta. Una polpetta che fa rifusa. Ciao, polpetta. Come sta? Oh, scusate un attimo. Ma come se ne sono accorti che il tuo pacco... Scusa, se no non mi senti. Aspetta, gatto, facciamo una pausa. Ma come se ne sono accorti? E non posso, non ho più le mani per toccare il controllo. C'è il gatto che mi ha monopolizzato. Ah, la devi obbligare. Sì, questo è un tenerone. Ciao, tenerone. È un bruciottino tenerone. Vieni qua. Ma non si può. Mi sei messo troppo a pangiotto, troppo cicciotto. Guarda quante bucciotte che fa. Come se ne sono accorti? Che erano il tuo pacco con le bolle, scusa. Vabbè, scemi loro che non hanno manco rimosso la bolla. Ma come se ne sono accorti? Ciao gatto! C'è un gatto fusoleggiante in braccio. Allora gatto, noi dobbiamo fare l'erede del fuoco. Guarda come si ascolta. Dobbiamo fare un boss, l'erede del fuoco. Che è fatta all'occhio. Per fare questo boss è richiesto che io tenga il controller in mano e non la panciotta di questo gatto. Mamma mia, che panciotto! Bravo, bravo gatto. Aia, eccoci qua. Ma infatti c'è dei geni. Mario! Vedete qui, lo vedete. Questo gatto, madonna, guarda come ciccione, guarda, va. Frufru. Allora, dicevamo, gatto, dobbiamo fare un boss, ci puoi portare fortuna? Piccolo gatto frasso, magari ci porta fortuna? Che dici? Sì, è proprio un coccolone. Non lo so se è mio, dobbiamo ancora capire. Qualche giorno di questi vado a chiedere alla signora a fianco, guarda, ci sto seriamente pensando. Devo chiedere alla signora a fianco se è il gatto di tutti o è il gatto suo. Perché si infila dovunque c'è una botola aperta. È vero. Sempre insieme vuole stare questo gatto. Sembra accompagnato. Da dove sei uscito? Così comodo. Allora, diceva, proviamo a rompere il sedere a questo, ma per poco, mannaggia, per poco.
No, e praticamente alla fine mi è... Madonna. Cioè, i pacchi miei comunque sono arrivati sempre tutti. Quella lì me l'aveva detto che la tazza non sarebbe arrivata. Ha preso il rischio, infatti non mi ha detto niente. Io l'ho ritato i soldi indietro, chissà sta tazza che fine ha fatto. Peccato, era la tazza di Paperino. Preferivo andassi a qualcuno. Spero che qualcuno storto morto l'abbia. Solo quando vuole lei. E lo sai che la mia gatta pure era così, quella nera. Io c'ho una gatta in Italia, sta con mio zio adesso. Perché non so dove metterla, non ho più una casa. E io sono partita, la teneva mia mamma. Quando mia mamma ha perso casa e tutto, dice perché non sono venuti qua? Perché nella mia famiglia sono deficienti. Sempre grazie al genio di mia sorella, però vabbè. L'ha convinta a non venire. È che siano finiti tanto meglio, per carità. Io a quest'ora, se venivano loro, una specie di casa ce l'avevo, perché io e mia sorella lavorando, se si metteva a lavorare seriamente, riuscivamo a prenderla. Eh no, ma lei parla anche tedesco, qua il tedesco te lo pagano ancora di più. Il tedesco qui si è ancora me meglio visto. Io non parlo il tedesco, lei un po' sì. Già solo per quello l'avrebbero presa a lavorare. Non è manco questo. Oddio. Delirio, ma vaffanculo. Ne lo so, piatto, c'è un delirio qua. Buonasera, sono un gatto frasso. Mi conoscono tutti come gatto tonto. Le fusa, stai facendo le fusa, stai facendo? Ciao gatto fusacchiotto, ma che bello che sei, guarda com'è bello questo gatto. Posso mettere giù? Le schede video, buongiorno. Vi dico solo che tutto quello che ha 6 gigabyte, faccio un esempio, la 16 60 o la 10, no, la 16 60 o la 16, qual è? 10, no, 16 50, 16 60, 6 GB, 450 sterline. Costa quanto la 30 60, più o meno da listino. Io volevo una 20 qualcosa, devo spenderci più di 5,550. Prendo cazzo li piglio soldi. Tanto vale che prendo la 30-60 quando scende il prezzo che finisce la crisi e tutto. Prezzi decenti, figurati. La crisi delle schede video è andata ovunque. Io ho avuto culo che mi è costato. Tutto scontato su Amazon. La scheda video purtroppo no, però mi hanno detto tutti di prenderla. Io ho scambiato con la vecchia, ho dovuto metterci un po' di differenza perché la vecchia era scontata. Quella mi ha fatto sforare un po', però ne è valsa la pena. Io sto giocando comunque a qualità alta, mo, Madonna. Spero che questo gioco è vecchio. Io ho il motore di una Play 4. Peccato che non ho 6 gigabyte, sennò partiva tutto alle massime spec, a quanto ho capito. Però è vero che questo è un gioco vecchio, ma il mio laptop non lo leggeva proprio. Almeno qua gira. Perché l'ho detto, vorrei giocare ai Dark Souls, tutti quanti, per favore.
ma sono impazziti, devi aspettare che finisce la crisi dei bitcoin, queste cose, e dei materiali. Mancano i pezzi. E il metallo stanno costando un sacco. Le miniere sono vuote a quanto pare. E fa fanculo. Ah bene. Cazzo, madonna, una supporto chiusa vecchio. Bravo, gatto, hai capito? Sta cambiando pattern. Non me l'ha mai fatta queste cose. L'ho trovata, avevo trovata pure a culo. Davanti a me, amore, non muoio. Poi ho lo scudo, ma perché non lo uso? Ah, faccio sta così. Forse è meglio. Dai che non muore. Dai che è l'ultima. Vediamo di scovarla. E morì. E morì. E morì. Ah, è muore. Andata. Questo fa maron. Se Sony toglie il Plus per giocare online, la gente non si fa più i PC. È vero. Concordo. Io avevo la PlayStation. Beh, oddio, però il PC è molto più performante. Io sono cresciuta col PC, eh. Le console le ho avute dopo. Ma in teoria non sono vuote le miniere, ma il Covid è... erano chiuse. Però mi stanno dicendo che il prezzo del metallo è notevolmente salito. Oro, rame, bronzo. Tutti buoni conduttori. Perché sì, un po' non siamo stati in miniera, un po' i minerali comunque sono quelli. Immagina quante persone hanno un computer oggi, quanti siamo noi sulla faccia della terra? Diciamo che siamo un po' tantini, quindi è normale che le risorse a un certo punto non ci stanno più. Stanno cercando dei materiali per sostituirli, perché la crisi mo arriva e quindi è un problema. Ne facciamo tutto con la tecnologia. Pensa a te. Quindi prova tristezza, ma dai. E niente, quindi è quello. Invece di andare a Farron vado prima qui. Esatto, dove va? E c'è un... non costa un sacco. Io con 600 sterline ho montato un Ryzen 5. Definisci, costa un sacco. C'ho un Ryzen 5 3600. Pensavo fosse schifoso. Sto capendo che non fa schifo come credevo. Là
giro. Cado qui e morirò. Ma è una cagata questo messaggio? Perché io gli crederei pure. C'è qualcosa in effetti? No? No, secondo me crepo. Mi fa crepare. Ryzen 7, 16, 16 giga di RAM ce l'ho pure io. Terabyte come me. La motherboard io l'ho pagata poco. 50-60 sterline, non di più. C'ho 600 watt io, che vi dicono è pure tanto per quello che ci faccio. Ah, non lo potevo. Volevo backstabbare. Madonna. Vabbè. Vedo malissimo, cioè io vengo da un boss. Mi dovevo sedere al falò, non ci ho pensato. Ecco appunto, perché sono deficiente. Siediti. Dimentico sempre che se non si siede... No, ma infatti io avrei voluto fare un PC più potente, però non avevo le risorse economiche, anzi ero partita a budget 300 sterline. Solo che non avrebbe retto la live. E allora... No. Non avrebbe retto la live. E quindi abbiamo lasciato questa... Dovuto aumentare un po' il budget. No, ma torno indietro, c'è da fare ancora quattro. E droppini vari, vero gatto? Come ti sei rotto? Madonna, che sfiga. Io avevo la Cerbero, la 1050 Ti, e poi dell'Asus, e poi ho trovato questa qui, la MSI, la Ventus XS, come si chiama, la 1650. Ciao gatto, adesso moriremo tutti. C'è un gatto grasso, qui lo vedete? Io non posso mettere pausa, ma come faccio a giocare così? Ehi, come si fa a giocare con questo gatto così? Vai! Guarda che coccolò! Aia, aia, aia! Piano con le unghie! Sgrappati! Guarda che coccolotto! Mamma mia, che gatto coccolotto! Scusate, eh. Aio. Garfield. Ciao Garfield. È vero, lui si chiama Panzarotto. Perché ha la panza ed è un panzerotto. Ciao gatto panzerotto. Come coccolotto lui. Quanto è coccolotto. Quanto è grande questo gatto, bisogna dire. I gatti inglesi sono enormi. Siete tigri. È una tigre! Non è un gatto, è una tigre! Si è messo in braccio a me un'altra volta. Dopo andiamo a dormire. Ah, forse no, mi diceva di saltare qua. Di certo non me lo diceva. È già una voragine. Buttati che è morbido! Ma anche no! Oddio! Tu sei venuto fin qui! Caspita, ci è arrivato. Ah, ecco, mi sono già superata tutti. Va benissimo così. Va stra bene. Ah, sono tornata indietro come una cretina. L'orientamento inesistente.
stesso problema mio. Io stavo per prendere un portatile. Ah, ok. Madonna, Emanuele. Io vivo da sola. A me mi salva il fatto che, essendo stata in un paese dove le cose funzionano, perché qui, grazie al cielo, le cose funzionano, sono pure ad alto rischio con le carte mediche, lo posso dimostrare tutto. Che mi dici mai? Praticamente... sto con i sussidi perché io ho pagato le tasse. Essendo stata sempre una persona che ha pagato le tasse in questo paese, mi toccano degli aiuti perché non sto lavorando. Se no, io a quest'ora venivo nel garage pure io. Perché dove cazzo andavo? Se no, io non posso manco andare dai miei. Cognome più avanti. Ah, sono io che devo via una casa per mettere a loro. Ah, bene. Quanti sono? E vabbè. Cerchiamo di picchiarli insieme. Va bene. Ma chi cazzo sono sti due? Ecco, devo picchiarli almeno insieme perché sennò... Io... Meno male che ho tirato sulla stamina. Scassalo. Scassalo. Dio santo. Ho sbagliato. Dai, scassalo. No, no, ma infatti, ecco, tutto che puoi. Ragno, avevo letto del drago. Ah, ero praticamente più su. Allora. Ceneri del paladino, queste vanno alla vecchia. Repubblica cieca, ma lui vive lì, lui? Ah, vedi, si saltava. Cacchio, ci sono arrivati. Vabbè, parto da giù. Che lì c'è il lavoro. Io ci vorrei andare, però se non trovo... devi avere dei soldi da parte. Convive con una ragazza. Aia. Non puoi andare a stare da loro. E poi ti trovi, scusa gatto. Poi ha la lingua pure, Emanuele. Che lingua si parla là? Signor gatto, allora? Non puoi andare a stare da loro.
Ah, ho capito, un trilocale. Lo so. Oddio, ma sai, magari con la scusa che li vai a trovare, vai a farti muovere la situazione, insomma. Anche perché è nell'interesse di tutti che ti sistemi pure tu, pure nell'interesse loro, penso io. Madonna, che quanti. Comunque nell'interesse di tutti quanti che trovi lavoro ti sistemi anche tu, perché poi diventi indipendente per i fatti tuoi, piuttosto che stare sempre di peso a qualcuno in famiglia. Metti che un domani tu stai nei casini, vai a ricadere comunque su tuo fratello, solamente perché è tuo fratello. E che fai? Allora fossi io un tuo fratello ti sistemerei pure a te, così non c'è più pensiero. Cose in meno di cui preoccuparsi. Perché ci arrivo di notte? Ah, perché non ho fatto. Non ho fatto forse quel boss. Contro gli hacker? Addirittura, in che senso? Eh sì, pure io. Io essendo cresciuta con i computer, dammi un PC, te lo smanetto come vuoi. Cerca le spalle, guarda per dietro. Wait, you've the same stench. Just a moment, then. The painting of Arendelle. Well, rotted scrap of it, that is. Azza. Take Io ce l'ho il DLC. Non l'avevo mai vista sta cosa, però. Ah bene, come Bloodborne. Oddio, meno male che ho acceso il fuoco. Ma dove siamo finiti, gatto? Ma dove ce ne siamo finiti? Gatto è compiaciuto. È compiaciuto, eh? È compiaciuto. Oh, davanti fusa. Piaciuto. Tante coccolette. Figo, non l'ho mai fatto. Ma che bella sta cosa. Magari andavo a livellare un po', però, eh. Muschio blu ghiaccio, mai preso. Ok. DLC in 3 non si poteva fare? Meno male ce l'ho fatto. Ah, è qua Riandel, ok. Immagina un attimo a livellare. Aia gatto, piano. Cincischiano, aia, 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 aia. Piano con le
giambotte. Ragazzi, ma io onestamente mi metterei a mangiare e staccherei. Mangio qualcosa e faccio una zuppetta e vado a dormire. Ah, ma no, ma dai, Manuel, non ci penso. Io mi sono messa a fare i cosplay. Stavo facendo dei progetti di cosplay molto... Che è successo? Stavo facendo dei progetti di cosplay molto... Ah, lol. Sì, perché stavo in live quando mangiavo. Va bene, buonanotte, regà. Ma Emanuele, dove vuoi andare? Ti lascio da qualcuno? Facciamo un ride, magari? Buonanotte, Daniele, grazie per essere passato. No, infatti, io mi faccio una zuppa, la metto sul fuoco, si surriscalda e me la mangio, ma chi se ne frega? Lo so, no, perché facciamo la coppa e giochiamo a questo oppure a Bayonetta oggi, come dicevo. Prima mangiavo in live con Replica. Quando stavamo io e Roberto, sì. Ciao! Vediamo un po'. Non c'è. Chi c'è qualcuno a quest'ora? Proprio per curiosità. Oh, c'è Okami, Bloodborne. Andiamo da Okami. Che dici, Manu? Dai, andiamo da Okami. Famo solo il raid da Okami. Poi io vado a mangiare, lo guardo. Dai, gli famo sto raidone, aspetta. Rimani pure tu, Daniele. C'è un Gami. Una mozzo. Arrivo, La faccio da qua che sto rincoglionita. Ci vediamo domani. Domani io e Fidek aggiustiamo il microfono pure. Buonanotte. Buon tutto. Grazie a Natale per tutto quello che ha fatto oggi. Per le sub, per i beat. Ce ne mancano due per raggiungere la quarta emoticon. Grazie tante, ragazzi, tutti quanti. Gentilissimi. Come sempre. Anche l'arma, vai subito alle streghe. Ok. Ciao Claire, grazie per il raid. Buonasera, come stai? Aio. Ciao Dani, tutto a posto? Buonasera, come va ragazzi? Pardon. Come è stata? Come sta la live? Vi siete